Io sono invasata di musica, nel senso anche quando guardo le cose fuori dal finestrino in treno, mi sembra che vada tutto a tempo. Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi. Zitto! Che stai facendo? Allora, vi faccio una domanda un po' alla Billie Elliot per tutte. Cosa provate voi quando sentite o fate musica? No, non inizio io questa volta. Inizia tu. E a me mi sorprende già che la so fare perché pensavo che proprio non la so suonare. E poi mi ricordo la prima volta che anche ti ho accompagnata, Veroni, accompagnata, stavamo allenando proprio la canzone dove ti dovevo accompagnare al pianoforte. Mi sono emozionata tantissimo, cioè ero tipo molto molto emozionata, è stato un momento bellissimo. No, per me quello che era il verbo che hai detto fare Ho o ascoltate, sì. ascoltare. Beh, io sono invasata di musica, nel senso anche quando guardo le cose fuori dal finestrino in treno, mi sembra che vada tutto a tempo, mi sembra che le porte si chiudano esattamente quando si devono chiudere, finisce la canzone e si chiude la porta. Sono un po'. Poi, insomma, privatamente, secondo me è un modo, cioè per me la musica è un modo di assolutamente di consolarmi, di farmi forza, di dire delle cose a me stessa che faccio un po' fatica a pensare. E invece quando le metto per iscritto e le dico, sono la prima destinataria delle mie stesse canzoni, in poche parole. Però è un pozzo infinito. Allora, è bellissimo l'episodio che dicevo io alla Thea, perché effettivamente in quel momento lì è come se tu fossi l'opera, cioè sei parte o parte di un'opera più grande o comunque sei un'aria, un assolo, un singolo della natura. E per il resto effettivamente la natura è una grande direttrice d'orchestra, ha creato insomma un bel mondo di immagini, di sonorità. E quindi è strabiliante, sì. Io non suono, almeno non per adesso, ma ascolto molta musica e la musica mi aiuta quando devo lavorare e quando devo trovare alcune emozioni, mi aiuta a risvegliarle in me, quindi mi accompagna anche nel mio lavoro, ascolto tantissima musica e trovo che sia l'arte più completa perché ti parla sotto tanti livelli ed è anche tutta tua perché tu l'ascolti e basta, no? Quindi puoi immaginarti quello che vuoi e quindi è magica la musica per me. E la bellezza formale del film mi ha colpito molto. A un certo punto ci sono delle scene stupende con la candela, le candele, le luci naturali. La Vicario ha fatto un po' Barry Lyndon. No, la Vicario si è scelto un direttore della fotografia veramente valido che si chiama Gianluca Rocco Palma. E che è anche un operatore, Pietro Camini, insomma, ho avuto veramente una squadra e scenografia, costumi. Dal punto di vista estetico volevo che fosse tutto verosimile, che fosse poetico ma anche realistico e quindi mi sono settata bene su quello. Per tutte il finale è stupendo perché ci sono tante cose, c'è la ribellione ma anche l'esprimersi finalmente, ma anche una lotta generazionale, cioè, non facciamo spoiler, ma diciamo che i vecchi contro i bambini, Sì, no? È il nuovo bellissimo. che avanza. Esatto, e questo è stupendo in Italia che siamo sempre troppo nostalgici del passato, ma a me è piaciuto soprattutto il fatto che durante tutto il corso del film a tutte le vostre protagoniste viene sempre detto stai zitta, devi stare zitta, stai zitta, stai zitta. Ecco, anche nel 2024 dire a una donna stai zitta è una delle cose più brutte che si possano dirle, secondo voi? Beh, Michela Murgia ci ha scritto un Mamma libro mia. meraviglioso. Quando si sente, sì, secondo me sì. Sì, è tra le cose più orrende che ci si possa sentir dire, no? È proprio. È come cancellare un'identità, è come non permetterti di esprimere quello che sei, e quello che vedi, quello che immagini, e anche non accettare un'altra possibilità, no? Un punto di vista diverso dal tuo, quindi insomma sì, è brutto. A proposito di punti di vista, è bellissimo che questa alla fine è una storia
che non viene raccontato, perché la storia poi viene raccontata sempre da chi vince o da chi è al comando. Quindi quanto era importante raccontare queste storie? Si dice sempre, ma le artiste donne, no? Non ci sono. Invece ci sono, no, e non vengono raccontate. Quindi quanto ci sono sempre state, ma ci sono sempre state perché è un'esigenza umana che appartiene a tutte le epoche. Ci sono state pittrici, scultrici, scrittrici. La cosa che mi ha colpito molto mentre studiavo di questi istituti di orfane educate alla musica era che per loro era comunque, nonostante fossero delle eccellenze riconosciute anche in tutta Europa ai loro tempi, era vietato categoricamente esibirsi fuori dalla messa, dalla chiesa, e ci sono rimaste abbastanza, potevano suonare solo figlie, sorelle o mogli, era il destino, era solo per loro, perché c'era un uomo, che tant'è che le uniche, molte che conosciamo sono appunto la sorella di Mozart, insomma tante poi, non così tante. Quindi in quello sì, era una storia che mi interessava raccontare. Il tuo personaggio, la prima volta che la sentiamo parlare, dice no, la seconda dice un altro no. Quanto sì, è importante dire dei no, secondo te? Beh, è importante, è molto importante, ma soprattutto è ancora più importante che sia ascoltato questo no. Perché puoi dire no, ma se non ti ascoltano non è inutile, cioè. E per voi quanto è importante dire dei no nella vita e nella carriera anche? Imparare a dire no è fondamentale, significa prendere posizione, significa scegliere. Indubbiamente bisogna che gli altri recepiscano quello che hai da dire. Sì. No, sì, perché significa avere carattere, ora come ora non è scontato averlo, non è scontato riconoscerlo e anche darsi il permesso di essere chi siamo, come la pensiamo. Questo film ha molto carattere, credo sia la cosa più bella di questo film, è diverso dagli altri film, ci sono 5 protagoniste donne, quindi sì. Siamo Fodda, Maria Vittoria Dall'Asta, che non sono qui con noi, ma è come se ci fossero. Sì. Grazie mille, grazie. Grazie. Il film è molto bello. Grazie. Complimenti a tutti.